si chiama Il gusto di conoscersi. L'iniziativa organizzata dall'ADOC, l'Associazione dei consumatori della UIL Campania, la quale ha organizzato con l'ADOC nazionale un incontro tra comunità, etnie e culture diverse attraverso il cibo, la cucina dei popoli per la conoscenza e l'inclusione sociale. Uno scambio di tradizioni e conoscenze attraverso i piatti tipici, uno scambio di ricette e tradizioni. In Piazza Carità a Napoli questa mattina sono state allestiti gazebo con l'esposizione di diverse specialità culinarie. Le comunità che hanno partecipato, quelle del Burkina Faso, della Tunisia, dell'Ucraina e di Capoverde. Intervenuto il presidente nazionale di ADOC, Lamberto Santini. È una grande iniziativa che stiamo portando avanti a livello nazionale, ma poi sviluppata a livello regionale. Questa è la terza, siamo stati a Siracusa, Spezia, Napoli, Perugia, perché vogliamo porre al centro dell'attenzione dei cittadini italiani, ma anche degli stranieri, questo fatto bellissimo, la cucina, la tavola che unifica i popoli. Come nel passato le canzoni, prima del periodo sindacale, hanno unificato le lotte, le filande, le mondine, eccetera, così oggi attraverso il cibo noi diamo un segnale di fraternità dei popoli e soprattutto di assimilazione dei popoli più svariati. E il nostro paese è un paese ospitale, non dimentichiamolo, con mille problemi, con mille attenzioni, e quindi questa iniziativa si sviluppa su questo percorso. Un altro segnale che vogliamo dare agli uomini, questo libretto con delle diverse ricette di tutto il mondo deve servire in famiglia, perché una volta almeno alla settimana il marito cucini per la moglie.